Benvenuti, ben ritrovati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qua, tornati per andare a fare un nuovo video. Allora, quest'oggi mi era venuto in mente di parlare di Roger Federer. Non andremo a parlare della sua carriera, cioè in parte sì, per gli ultimi anni, ma andremo a parlare di un'ipotesi di rientro e di ritiro. Poi avrei in mente di farlo anche con Nadal, con Djokovic. Ho dei dubbi perché Djokovic secondo me non si ritirerà a breve, sia perché a livello fisico ci sta ancora. Però oggi si va a parlare di Roger Federer. Allora, Re Roger, che non parteciperà a Wimbledon 2022, come aveva già preannunciato a fine 2021, aveva detto che con ogni probabilità Wimbledon 2022 non ci sarà. E il suo ritorno è pianificato per la Laver Cup. Allora, vi dico la mia. Secondo me Federer tornerà nell'ATP Tour, tornerà, ma non per molto. Cioè, nel senso, non penso che il suo ritorno verrà posticipato. Nel senso, non penso che Roger Federer, vi faccio un esempio, non tornerà per la Laver Cup. Comunque si è iscritto già all'ATP di Basilea. Che è nella quarta settimana di ottobre. Io non penso che Federer tornerà dopo la Laver Cup, ma non tornerà nemmeno prima, secondo me. Non tornerà per gli US Open. Non è, secondo me, la miglior maniera di iniziare a ritornare a giocare a tennis per un giocatore che le condizioni fisiche non ci sono più da 3 anni ormai, 2 anni, non ha senso, quasi tre in realtà, due e mezzo. Non ha senso per un giocatore di 41 anni, che avrà 41 anni, tornare a giocare un 3 su 5 allo US Open, dove puoi beccarti al primo round c'è Nadal. Ricordiamoci che Federer, a meno che non gli proteggeranno qualche punto della sua stagione su erba, ma Federer perderà tutti i punti che avrà entro la Laver Cup, quindi sarà unranked praticamente. Quindi capite pure voi bene che Federer è improbabile, io dico anche impossibile, però comunque quasi impossibile che torni a un livello decente. Cosa ne penso io del fatto che Federer continui a giocare nonostante sia chiaro che si deve ritirare? Secondo me Federer, io vi dico la mia, per me non me lo toglierà dalla testa nessuno se deve ritirare dopo Wimbledon 2019, perché lui voleva vincere sto ultimo slam della sua carriera al 21. La possibilità l'ha avuta, però come sempre la sua forza mentale è scarsa, o almeno pur avendo tutto il pubblico nettamente a favore in quella partita, pur avendo due match point sul servizio, non li ha concretizzati, ma non li ha concretizzati perché su uno ha fatto un errore e là, cioè, il problema è che Federer pensava che Djokovic facesse gli straordinari nel match point. Nel match point, Djokovic non fa altro che mettere la palla in campo e è abbastanza profonda. Non ti fa giocare il vincente al primo colpo, il punto lo devi costruire te. Semplicemente questo. Federer che è nel primo match point non mantiene la palla in campo. Devi mantenere la palla in campo, punto e basta. Poi ovviamente ci stava un colpo impossibile da prendere, e in quel colpo poteva farcela. Poi nel secondo match point, tralasciamo il fatto che non gli sia entrata la prima in nessuno dei due match point. Questa pure è una cosa strana perché lui entra molto, di solito le prime in campo in quei due match point non sono entrate. Poi dobbiamo anche mettere che nel secondo match point va su una seconda rete sul dritto di gioco e c'è il passante incrociato là, non era impossibile, nel senso non è che fosse un colpo super impossibile che ha fatto Djokovic, no, era semplicemente un colpo normale. Lui pensava di aver già vinto, secondo me, anche se ovviamente non può dire cose del genere. E niente, lui doveva finire la sua carriera con Wimbledon 2019 vincendolo, per carità, ma anche se l'avesse perso sarebbe stata comunque la mossa più giusta, perché Federer si vedeva che proprio quel Wimbledon era la sua ultima possibilità, era la sua ultima possibilità di vincere un torneo dello Slam. Ci è andato vicinissimo e l'ha perso malissimo, l'ha perso in maniera malissimo. Quindi si doveva ritirare. Io sono di quest'idea. Non ha senso continuare così. Adesso lo sa anche lui che non vincerà più uno slam. E io onestamente
Magari sto esagerando, io dubito che vinca una partita in singolo, onestamente. Boh, forse mi allargherò, ma secondo me è già molto difficile che succeda anche questo. Federer non ce la fa più fisicamente a reggere, perché l'anno scorso si è operato, è stato fuori un anno e un mese e non è riuscito a giocare 10 partite, che si è di nuovo infortunato e si è dovuto rioperare. Si era operato nel 2020 dopo l'esibizione perché ha avuto problemi col ginocchio, sempre con questo ginocchio. Aveva detto che sarebbe tornato per la stagione su erba, tralasciamo il fatto che è stata poi annullata, ma non è tornato per il cemento di New York, perché se fosse veramente dovuto tornare per la stagione su erba, se era pronto, tornava allo US Open o a Cincinnati quando era là, ad agosto 2020, insomma, quando ha ripreso il tour. E non è tornato. Poi si è fatto un'altra operazione che non sono funzionate. È tornato, però si vedeva chiaramente che stava giocando malissimo. Perché comunque a Doha, quando è tornato al 2021, non ha fatto niente. È uscito al primo turno, no, al secondo. Ha eliminato Evans, poi è uscito da Basilashvili col match point. Classico problema di Federer nel chiudere le partite. Io l'ho sempre detto che fisicamente e che a livello di gioco è una spanna superiore sia a Djokovic che a Nadal. E fa delle cose impossibili. Il problema è la testa, che è la cosa più importante, che a differenza di Djokovic e Nadal lui non l'ha. Nel senso, non è che sia molto meglio di un Zverev, ad esempio, per dirvi, ma non è minimamente comparabile al mental strength di Djokovic e di Nadal. Quindi è durato 15 partite, 13, non so nemmeno io. A Wimbledon ha chiuso malissimo, io quella partita l'ho vista, stecca palline, scivola su colpi in maniera assurda, gravissimo, scivolare su colpi facilissimi. Cioè, proprio non c'era. Adesso qualcuno si starà chiedendo, secondo te Federer quando si ritira? Io onestamente sono dell'idea, ho la stessa idea che ha McEnroe. Io penso che Federer capirà quando giocherà la Laver Cup, se giocherà, se la giocherà, e quando giocherà a Basilea, che non può, non ce la fa più. Semplicemente il suo fisico non regge più e dirà addio. Basta. Secondo me Federer si ritira dopo Basilea. Vincerà una partita al suo ritorno? Per me no, ve lo dico proprio sinceramente. Io penso, non so, forse a Basilea potrebbe vincere il primo round e uscire al secondo, ma onestamente non penso che tornerà pronto, cioè tornerà, però tornerà steccando le palline, facendo quello male, facendo tutto. E potrebbe vincere una partita in doppio con Rafa, ma non so nemmeno se Rafa giocherà la Laver Cup, perché magari non lo so, si infortuna, non lo so. Io onestamente Federer non lo vedo più un giocatore ATP, per me ormai è un ex giocatore, perché io penso che il tempo di Federer è assolutamente finito, e è finito però ormai da 3 anni, da Wimbledon 2019, io lo vado dicendo da tempo, si deve ritirare dopo quella finale, anche per comandata si deve ritirare per quella finale, almeno ritiravi ad altissimo livello, perché comunque Federer aveva fatto semifinale a Parigi, e finale a Wimbledon ti ritiravi benissimo. Per carità, l'hai persa male, eh? Nessuno dice di no. Però, piuttosto che ritirarsi come si ritirerà, è inutile. Cioè, Federer è impossibile. Federer non ci arriva a gennaio fisicamente. Io ve lo dico, Federer secondo me a gennaio non ci arriva. Non è che 2023, ho sentito dire l'obiettivo di Federer è Wimbledon 2023. Io non so cosa abbia in testa Federer, ma o gioca solo per soldi, perché è un'ipotesi probabile a questo punto, perché io non capisco perché si ostini a voler tornare. Lui è sempre stato il mio idolo, il mio preferito di tutti, ma onestamente non lo capisco veramente. Si vede nettamente che a livello fisico non ce la fa più. Certo, le magie ci sono ancora, i colpi ci sono ancora, ma a livello fisico non regge più, non regge. Può tornare anche per 2 mesi, ma si infortuna e deve ritornare infortunato. Quando non regge più a livello fisico è inutile ostinarsi a continuare a fare. Tiri, tiri e basta e dici il mio tempo è finito, non riesco più, mi dispiace, fine. E non chiudevi la carriera perché comunque
o Federer si ritira a Basilea o si ritira, non lo so. Ma mettiamo caso che si ritira a Wimbledon 2023. Per me, devo dire, possibilità che ci arrivi fisicamente integro senza infortunarsi gravemente da 1 a 10, 1 se non 0,5. Io gli do 10% di possibilità di riuscire a giocare, per carità, anche essendo molto, anche riducendo i tornei che gioca. Se io, secondo me, Federer torna alla Laver Cup, lui massimo che regge fisicamente fino a, non lo so, fino a Bercy, a Parigi. Più di quello, poi non regge più fisicamente. Alle finals non le gioca, perché non le gioca. Io non so veramente, pure a Basilea deve difendere la vittoria del 2019, comunque mi sa che è la metà dei punti. No, non mi sa di no, scusate. Boh, io continuo, io non capisco. Quindi le mie conclusioni sono che io non capisco perché continui a ostinarsi a voler giocare quando fisicamente non c'è, è evidente che non ci riesca più. L'unica spiegazione plausibile per la quale lui stia ancora giocando è per i soldi, perché comunque Federer prende 100, 150 milioni di euro annuali da sponsor. Sul campo non fa più niente, però comunque. Quindi, le mie conclusioni sono: scrivetemi voi poi quello che pensate. Si doveva ritirare a Wimbledon 2019? Assolutamente sì, secondo me. A livello fisico non regge più. E il suo rientro, io vedo aspettative da qualcuno che torni in top 10, no, no, non vedo persone che lo dicano, vedo aspettative da qualcuno che possa tornare un buon giocatore, un giocatore comunque costante, che almeno giochi, per farvi capire. Per me non ritornerà né un giocatore costante, né a livello fisico non tornerà. La prima partita che rivedremo di Federer mancherà i colpi sicuramente. E io penso che dopo la Laver Cup, capirà che deve finire la sua carriera a Basilea, deve salutare tutti, dire ciao, poi ci sarà la cerimonia d'addio, ma secondo me finalmente lo capirà anche lui, che proprio non regge più. Ormai purtroppo il tempo è finito, il tempo finisce per tutti, finirà anche per Nadal, io mi sono già fatto delle idee su quando finirà Nadal, e probabilmente ci farò il video. Adesso vi lascio i miei pronostici. Federer tornerà in quest'anno, non vincerà nessuna partita in singolo, forse in doppio sì. Né alla Laver Cup e né a Basilea. E si ritirerà con una cerimonia di addio dopo Basilea. Ho la stessa idea di McEnroe. E vi dico che niente, questo è quello che vi dico. Io penso che vi abbia detto tutto, vi abbia detto tutto quello che penso io. E niente. Io vi saluto. Vi ricordo, infine, di lasciare mi piace, condividere il video perché dobbiamo crescere. L'obiettivo, ragazzi, ricordatevelo, 100 iscritti prima di Wimbledon, prima dell'inizio di Wimbledon. Fatemi questo regalo, a voi non costa niente iscrivervi. Attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Se volete lasciare dislike, scriveteci un commento. E annesso e ditemi il motivo e la ragione in maniera civile, spiegatemi tutto quello che non vi è piaciuto e cercherò di migliorarlo. Se commentate sotto, commentate, dite quello che pensate voi, dite quando secondo voi si ritirerà, perché se secondo voi si doveva ritirare prima. Noi ci vediamo con un prossimo video. Da me per oggi è tutto. Ciao.